Benvenuti su Let's Learn Italian, ma soprattutto benvenuti a Parigi. Se volete imparare italiano e visitare con me una delle città più belle e romantiche del mondo, non vi resta che guardare il video. Siete pronti? Let's Learn Italian! Alloggio nel pittoresco quartiere Latino. È la sede dell'Università della Sorbona e di caffè frequentati da studenti. L'area è nota per le sue librerie, tra cui la storica Shakespeare & Company. Ma oggi ho deciso di visitare un altro quartiere che si chiama Le Marais. Andiamo a vederlo. Siamo nel quartiere Le Marais, il quartiere più trendy di Parigi, dove si trovano negozi molto importanti e ristorantini e locali alla moda. La domenica i negozi sono aperti e molte persone vengono qui per fare shopping, per fare un brunch o semplicemente per godersi il tempo libero, soprattutto quando c'è una giornata di sole come oggi. Tra i vari ristoranti ho scelto un ristorante della regione che si chiama Bretagna e ho mangiato un piatto tipico che è la galette. Era davvero squisita. Poi ho fatto una lunga passeggiata lungo la Senna e sono andata a vedere la chiesa di Notre Dame. Mi piace molto questo angolo di Parigi. Purtroppo non ho potuto visitare la chiesa all'interno perché è ancora chiusa e in ristrutturazione a causa dell'incendio avvenuto nel 2019. Conoscete questa espressione italiana? Sono stanca morta. Significa essere molto stanchi. Sono stanco morto o sono stanca morta. Eh sì, sono molto stanca perché ho attraversato a piedi quasi tutta Parigi per arrivare però in uno dei quartieri più belli o più romantici della città, Montmartre, il quartiere degli artisti. E qui c'è una chiesa meravigliosa, la chiesa di Sacré-Cœur. Ho fatto una corsa per arrivare in tempo a vedere il tramonto. Non parlerò molto perché c'è tanta gente, tanto rumore, ma volevo condividere con voi questa vista mozzafiato. Conoscete questa espressione? Una vista mozzafiato? Significa che una vista, quindi qualcosa che vediamo, che toglie il fiato, perché è bellissima, perché è incantevole. Ed è un po' come la vista di Parigi da qui. Se guardate bene si può vedere Notre Dame de Paris, si può vedere il Pantheon,
Non riesco a vedere la Torre Eiffel. Probabilmente è nascosta dietro questi alberi. Ma magari adesso facciamo proprio una passeggiata nel quartiere della Torre Eiffel. Quindi restate con me. Sono finalmente arrivata nel quartiere del Trocadero, dove si trova la fantastica Torre Eiffel. La torre è il simbolo di Parigi. È stata costruita nel 1889 e all'epoca alcune persone adoravano quest'opera, altri invece non la trovavano così bella, addirittura l'hanno definita mostruosa. In realtà la Torre Eiffel è uno dei monumenti più conosciuti al mondo, più fotografati e più ammirati. Ma quando sono arrivata, dopo aver fatto qualche foto, ho visto che proprio vicino alla Torre Eiffel c'era un evento. Si trattava degli europei di pallacanestro e allora ho deciso di andare a vederli. Questo è un breve video della serata. Vi ringrazio tanto per essere stati con me. Spero che vi sia piaciuto il video e la passeggiata a Parigi, che abbiate imparato qualcosa in più in italiano e su questa bellissima città. Adesso sono alla Gare du Nord e sto per prendere il treno. Ma mi raccomando, non dimenticate di iscrivervi al canale e cliccare sulla campanella per essere aggiornati sui nuovi video. Infatti presto sarò in un'altra città e spero che sarete con me. Grazie, ciao a tutti!